Cosa ti ha portato a raccontare questa storia quando sei finito a Villalba? Sono finito a Villalba facendo una ricerca su internet, quindi approfondendo l'argomento molto dall'esterno. Avevo trovato vari spunti interessanti, molti scritti che parlavano di un paese, mi aveva stupito trovare così tanti scritti che parlassero di un piccolo paese di 1800 abitanti. C'era uno scritto bellissimo di Carlo Levi sulla piazza di Villalba che parlava di come la mafia si strutturava all'interno di questa comunità. E poi ovviamente poteva essere anche il classico esempio di un piccolo paese dell'entroterra siciliano con tutti i suoi problemi, lavoro, disoccupazione, emigrazione, quindi questo è quello che mi ha spinto ad arrivare lì. Una volta arrivato lì abbiamo fatto un gran lavoro di inserimento all'interno di questa micro comunità, nel senso che la cosa che più ci interessava volendo fare un film corale e quindi non approfondendo un personaggio o due, ma volendo raccontare vari personaggi all'interno della comunità, abbiamo cercato di inserirci il più possibile all'interno. Quindi c'è stato un gran lavoro di, appunto, di inserimento, di parlare, di relazione con tutti questi vari personaggi, perché ovviamente, insomma, arrivare dall'esterno e farsi accettare, inserire, far aprire, poi si vede all'interno del film, i personaggi sono molto veri, cioè sono molto reali, senza filtri, che è quello che più ci interessava. E quindi questo è stato il lavoro grosso che abbiamo fatto. Quanto è durata la lavorazione, sia la fase pre, la fase durante, poi dopo il montaggio? Immagino che avessi molto materiale Sì, il raccolto. materiale, avendo avuto questo approccio, era veramente tanto. Questo è stato utile all'interno, cioè durante lo shooting, nel senso che lasciando molta libertà ai personaggi, loro si sono sentiti più liberi di raccontare e quindi questo ci ha permesso di avere appunto una grande semplicità da parte loro, che non si sono sentiti molto inseriti in vari schemi. Ovviamente questo poi ha portato al montaggio un gran lavoro, perché poi gli argomenti erano molti, abbiamo dovuto fare delle scelte, rinunciare ad argomenti che erano stati molto più approfonditi per cercare di dare una continuità al tutto. Quindi il tempo di shooting è stato di 2 settimane e mezzo. Il tempo di montaggio è stato di almeno 6-7 mesi, anche contando il fatto che questo è un film del tutto indipendente. E Certo. quindi non avendo un grosso budget dietro c'è stato molto lavoro di tempo. Un documentario indipendente che però sta avendo anche riscontri di critica di festival. Questo ti sta aiutando, diciamo, nei lavori successivi? Stai già pensando qualcosa? Sei al lavoro? Stiamo lavorando a un paio di nuovi progetti. Ora, dire che questo documentario mi abbia aiutato, speriamo, non lo so, vediamo. Ci stiamo ancora muovendo, siamo ancora in fase di scrittura per 2 progetti, tra l'altro uno ambientato qui in Piemonte. Però, insomma, siamo ancora in fase di scrittura, quindi non ci siamo ancora mossi per la produzione, per la Produttivo. ricerca di fondi, volevamo prima avere una buona sceneggiatura. E il film sicuramente ha avuto un ottimo riscontro anche all'estero, insomma, è abbastanza apprezzato. L'ultima curiosità è proprio una banalità. Il titolo, come è venuto, come mai hai scelto questo titolo? Che forse può essere anche un po' fuorviante, almeno chi si approccia al documentario senza. Sì, il titolo è un po' fuorviante, è un po' volutamente ironico, un po' come tutto lo stile del film, nel senso che pur raccontando di problemi reali è anche abbastanza pesanti, abbiamo cercato sempre di farlo con un taglio molto ironico perché gli stessi personaggi ci hanno portato ad avere questo tipo di racconto, di messa in scena. Il film, cioè il titolo parte da una frase dei personaggi all'interno del documentario. Tutto il documentario è strutturato in capitoli e tutti i capitoli si chiamano come delle frasi che dicono i personaggi all'interno del film. Ci sembrava appunto che questo potesse essere un po' cioè che era una metafora, naturalmente. La metafora della majorette, poi all'interno del film viene spiegata, sta a significare che si va per vari problemi interni, anche al paese, sociali, si va a perdere un po' tutte le iniziative, tutte le attività che si vengono a costruire all'interno di questo microcosmo. E quindi tra queste c'era anche un gruppo bandistico di majorette che era stato creato all'interno del paese, che poi è scomparso anche questo. È un titolo che comunque vedendo il film ha un suo Si capisce, sì. significato, se no Perfetto, sì, è molto fuorviante. ti ringrazio. Grazie a te.